discernimento comunitario è una pratica per le comunità, lo dice anche il nome, ed è qualcosa che rappresenta un percorso, un processo soprattutto, che un gruppo di persone, appunto una comunità, possono vivere per analizzare insieme una situazione che le interpella come comunità e non solo come singoli ovviamente, per capire che cosa si può fare dentro quella situazione, come si possono affrontare i nuovi problemi e quindi per arrivare a delle decisioni comuni. Nella tradizione cristiana questo tipo di processo è un processo appunto spirituale, perché sostanzialmente parte dall'ascolto interiore, quindi dall'ascolto dello spirito, di quello che lo spirito suggerisce a ciascuno, per poi provare a mettere insieme tutte queste intuizioni e capire quello che lo spirito sta suggerendo alla comunità, quindi non ai singoli. L'ascolto interiore, quindi il momento spirituale, è fondamentale per qualunque tipo di percorso di discernimento comunitario. Quindi non è una dinamica di problem solving, non è una dinamica che ha al centro il fatto di risolvere un problema, ma al centro è il mettersi in ascolto, vivere un processo che costruisce una comunità. Quindi è una cosa che ci porta soprattutto a immaginare la necessità che abbiamo di incontrarci maggiormente, più in profondità, di sintonizzarci di più. E questo anche ci dice che spesso nelle comunità facciamo fatica a farlo. Quindi è anche un processo per costruire comunità, il discernimento comunitario. Non dobbiamo pensare che sia qualcosa che richiede che la comunità sia perfetta, nessuna comunità lo è. Ma mettendosi dentro un processo di questo tipo si impara maggiormente a mettersi a disposizione degli altri con il proprio ascolto interiore e anche si finisce poi per conoscersi meglio, per riuscire a condividere più cose. E soprattutto si riesce a discutere, a confrontarsi su cose che ordinariamente possono dividere le comunità. Quando ci sono decisioni da prendere, una comunità può sperimentare una lacerazione dentro di sé, può sentire che ci sono visioni diverse e alle volte la tentazione è quella di non discutere, di non incontrarsi, di non parlarne. E invece avere un metodo che accompagna, è un metodo spirituale, aiuta molto proprio la comunità a ritrovarsi insieme e anche ad affrontare cose che possono essere così a prima vista molto difficili o addirittura divisive. Ogni comunità, ogni gruppo che vuole raccogliersi insieme per affrontare una situazione affronta sicuramente alcune difficoltà che sono piuttosto tipiche, sono cose che sentiamo tutti quanti, che sperimentiamo tutti quando siamo insieme e vogliamo affrontare una questione, riuscire a capire cosa fare e soprattutto riuscire a venire fuori da questo processo con un accordo, con una partecipazione di tutti. Quindi ci sono alcune difficoltà che sono molto tipiche. La prima difficoltà consiste nella capacità di ascoltare come se fosse la prima volta le altre persone che parlano. È difficile perché se siamo una comunità per forza viviamo insieme da tempo, ci conosciamo e un po' già anticipiamo dentro di noi quello che gli altri vorranno dire. Tutti noi abbiamo delle fisse, potremmo anche dire così, e tendiamo a riproporle. Allora questo fa sì che siamo molto filtrati nell'ascolto. Alcune persone le ascoltiamo molto volentieri, le staremo ad ascoltare per ore ed altre invece magari appena cominciano a parlare siamo pronti a pensare ad altro. Abbiamo bisogno di alcune strategie proprio per riuscire a rimetterci in una condizione più pulita di ascolto reciproco. Un metodo serve per questo, serve per aiutarci proprio a stare insieme di nuovo con le orecchie attente a tutte le voci che appartengono a una comunità. Quindi superare i pregiudizi di ascolto è la prima cosa importante ed è qualcosa che rappresenta un bisogno per tutte le comunità che vogliono fare un percorso di discernimento comunitario. Un'altra difficoltà tipica anche dei gruppi che si raccolgono insieme per un percorso di discernimento è data dalla possibilità di ascoltare tutti. Una dinamica che conosciamo bene nelle nostre comunità, nei gruppi in cui si discute, è quella per cui se siamo in 15, tre persone parlano molto, alcuni non apriranno mai bocca durante tutti i lavori, altri magari parleranno soltanto dopo lavori terminati. Esagero forse un po', però sappiamo che uscire da un confronto di comunità, sapendo che qualcuno non si è espresso, è qualcosa che ci lascia un po' in sospeso. Ecco, sentiamo che non è venuto un buon percorso. Allora anche in questo caso una metodologia che ci aiuti a far sì che tutti possano prendere parola, che possano farlo in maniera bilanciata, quindi aiutando chi di solito tende a parlare molto, a essere più conciso, aiutando chi tende a tacere a dire almeno qualche cosa. Un metodo che ci aiuti a fare questo può essere molto utile proprio per rinforzare questa fase dell'ascolto e del confronto comunitario in modo tale che garantisca una partecipazione di tutti al percorso che si fa e non soltanto di alcuni.
L'esperienza di molti gruppi, di molte comunità che si confrontano su qualche problema, alle volte dice anche la difficoltà nell'arrivare a delle conclusioni. Si parte dall'analisi, ci si confronta molto sugli scenari ampi, però dopo c'è sempre questa fatica nell'arrivare a concretizzare. Come si passa allora da un'analisi ad ampio spettro fino al trovare delle priorità e fino ad arrivare a delle conclusioni che siano degli orientamenti concreti per la comunità? Ecco, un metodo aiuta anche a fare questo percorso e a raggiungere la concretezza. Non dobbiamo dimenticarci che un percorso di discernimento tendenzialmente è qualcosa che deve portarci a fare qualche cosa. Ci interroghiamo perché una situazione ci provoca, c'è un problema che abbiamo davanti, ma dobbiamo capire come risolverlo e come affrontare le cose. Allora il discernimento si può sviluppare bene se rappresenta questo tipo di andamento, dall'analisi fino al fare, e poi avremo il tempo e modo di ritornare su quello che abbiamo fatto per capire se effettivamente funzionava, se era una buona risposta o se qualche cosa dobbiamo ancora modificarlo. Arrivare quindi a un orientamento pratico è estremamente importante, qualche cosa che si fa fatica a raggiungere nelle comunità molto spesso, ed è forse qualche cosa che scoraggia anche dall'affrontare percorsi di discernimento, proprio perché l'impressione è quella di stare lì a parlare tanto senza riuscire a essere concreti. Bilanciare bene tutti i momenti di un percorso serve proprio per essere tranquilli dell'aver ascoltato tutti, essere tranquilli rispetto alla partecipazione corale, ma anche essere tranquilli rispetto al fatto che serve a qualche cosa ed effettivamente raggiungiamo la concretezza e riusciamo quindi a incidere anche nella realtà, auspicabilmente, naturalmente, secondo quello che lo spirito sta suggerendo alla comunità che sta vivendo questo processo. La preparazione di un percorso di discernimento comunitario è fondamentale ed è qualcosa che è affidata a chi appunto accompagna questo processo. La figura di chi facilita è essenziale perché è una persona terza che ha il compito di dare un'occhiata a come si svolgono i lavori, riuscendo a far sì che le persone possano invece concentrarsi sui contenuti e non sulle cose da fare. Ma una delle cose fondamentali che chi prepara deve ricordare a chi partecipa a un percorso di discernimento è che ai singoli, a ciascuno, non è richiesto di fare delle relazioni sociologiche, di dire un po' le cose più intelligenti del mondo, cose di questo tipo qua. No, a ciascuno è chiesto di consultare in maniera molto onesta se stesso e lo spirito dentro di sé, individuando una cosa da dire. Non occorre dire mille cose. Allora, aiutare le persone a concentrare l'attenzione sul tema, sull'oggetto del discernimento, farlo attraverso alcune domande molto semplici che riescano a consentire a ciascuno di esprimere, di focalizzare quello che alla propria attenzione spirituale emerge come la cosa più importante. Ecco, quel contributo lì è la cosa che poi andrà a costituire parte dei contenuti e può essere un contributo singolare proprio perché non si è da soli in un processo comunitario, ci sono gli altri. Quello che non vedo io lo vedrà un'altra persona. E fa parte del processo del discernimento comunitario il fidarsi che non sta a me vedere tutte le cose, dire le cose più rilevanti. A me sta ascoltarmi e ascoltare lo spirito con profondità per poter portare quella voce dentro il percorso che poi ci sarà. Quindi questo è molto rilevante proprio perché credo che riesca a trasmettere anche alle persone un senso di leggerezza rispetto a questo processo. Non dobbiamo caricarci tutti noi di appunto della visione globale. Dobbiamo farci carico invece dell'onestà e della liberalità dell'ascolto interiore. Questo è il vero servizio che possiamo fare alla comunità, restituire alla comunità uno scorcio di quello che lo spirito sta suggerendo. Poi sarà lo spirito che ci accompagna a far sì che anche nel nostro lavoro insieme possano emergere di più alcuni contenuti, altri possono magari sfumare. Quindi è un percorso che esalta forse proprio la liberalità dell'ascolto interiore. Questo trovo sia molto, molto bello, molto importante in una comunità, specialmente in una comunità cristiana. Impegnarsi in un percorso di discernimento comunitario significa anche fare un grande esercizio di fiducia. È un esercizio di fiducia negli altri perché saremo portati a raccontare, a dire alcune cose che abbiamo percepito dentro di noi e quindi dobbiamo in qualche modo metterci anche nelle mani delle altre persone della comunità, sapendo e chiedendo e assicurandoci a vicenda che non ascolteremo quello che gli altri dicono facendo, come dire, la psicanalisi dell'altro, capendo perché sta dicendo queste cose o che cosa c'è dietro. No, ci fidiamo che quello che stiamo proponendo nella comunità è qualcosa che deriva dal nostro ascolto interiore, che è l'ascolto di quel momento, di quella circostanza, davanti a quel problema, e questa è la ricchezza che noi portiamo e ci fidiamo che gli altri ne faranno l'uso migliore, cioè lo ascolteranno come un contributo anche per il loro percorso e come un contributo per il percorso comune.
Alla radice di tutto questo però c'è soprattutto la fiducia nello spirito. Non siamo noi a dover decidere che cosa è rilevante o meno, ci fidiamo che lo spirito ci accompagna sia offrendoci delle ispirazioni interiori, sia essendo insieme a noi nel percorso che faremo per far emergere qualche cosa di più rilevante, per magari lasciare cadere qualcos'altro. Quindi non siamo noi a prevedere i risultati di un percorso di discernimento comunitario, ma viviamo questa fiducia, che è la fiducia spirituale, nel fatto che il Signore accompagna la storia delle comunità. E allora il metodo ci serve proprio a rinforzare questa fiducia e farne un'esperienza ancora più significativa. Tutte le comunità hanno bisogno di confrontarsi ad un certo punto della loro storia o su cose grandi, sul rivedere la propria missione, il proprio modo di stare al mondo, di stare in un contesto, o anche su cose molto specifiche, su scelte precise che vanno fatte. Quindi possiamo dire che tutte le comunità hanno bisogno di darsi un metodo per fare un percorso di discernimento che appunto parta da un'analisi e arriva a delle conclusioni. Quindi l'utilità è sicuramente per tutti. Certo che può servire forse di più le comunità che hanno una maggiore storia alle spalle e che quindi magari sentono maggiormente la fatica del riunirsi, del ritrovare modalità anche diverse per stare insieme e per rinnovare anche i legami tra le persone e la capacità delle persone di ascoltarsi. Questo allora significa che fondamentalmente noi possiamo appoggiarci a un metodo non soltanto per affrontare delle situazioni, ma anche per rinforzare i legami comunitari. Quindi direi che tutte le comunità che hanno bisogno sentono di poter essere arrivate al punto di rivedere il loro modo di stare insieme, di ritessere le relazioni. Ecco, tutte queste comunità possono trovare molta utilità in un metodo che dia loro la possibilità di fare un'esperienza anche diversa, un po' più strutturata, però appunto un'esperienza che ha al centro sempre l'ascolto spirituale e la costruzione dei legami di comunità. In fin dei conti, fare un percorso di discernimento comunitario significa ritornare alla radice del perché stiamo insieme e del che cosa ci unisce. Quindi non è soltanto un problem solving, non è un rivolgersi soltanto ai problemi in uno stato di emergenza, è l'adottare uno stile di vita, uno stile di vita comunitaria. Fare dei percorsi di questo tipo può aiutarci a esercitarci in tutto questo, a sperimentare le cose, e attraverso questa sperimentazione scopriremo anche che il nostro legame comunitario si rinforza, e si rinforza proprio stando sulle difficoltà che possiamo incontrare. Si rinforza davanti ai problemi, e quindi scopriamo anche che affrontare le situazioni più difficili non è necessariamente divisivo, ma anzi può aiutarci a ritrovare una maggiore unità alla fine del percorso. E noi sappiamo che l'unità è sempre un dono dello spirito, ecco perché il discernimento comunitario parte dall'ascolto dello spirito e solitamente ci regala anche una bella esperienza di legami rinnovati e di unità più profonda nelle comunità.